neo-umanesimo. Non abitiamo la foresta amazzonica, per cui i nostri 9 comuni del parco sono fortemente antropizzati. L'uomo è la specie più invadente, le altre si assestano. Cerchiamo tutti di costruire, rispettandoci, guardandoci negli occhi, una comunità educata ed educante. Se non c'è questa comunità che comincia dal non buttare le cose per terra, dal dire grazie a un gesto di gentilezza, a non guardare la pagliuzza negli occhi degli altri quando avrebbe una trave nei propri, beh, nessun progetto può avere il sogno, può vincere. Perché se non ci rispettiamo tra di noi, non si può essere né comunità di biosfera né capitale della cultura. Grazie. Parole bellissime ed intense, abbiamo parlato di ambiente, di natura, di emozioni, tutte cose che ci toccano anche molto da vicino, così come ci toccherà sicuramente molto da vicino il film di Stefano Cipani, del regista che è qui con noi e dopo salirà qui sul palco. Buonasera, benvenuto. Prego. Grazie, ciao. Allora, Mio fratello rincorre i dinosauri, tratto da un film, da un libro noto, conosciuto. Io non ho voluto anticipare nulla. Che cosa possiamo lanciare? Qualche input agli spettatori, senza però svelargli troppo. Sì, certo. Innanzitutto vi ringrazio per essere qui così numerosi in questa bellissima cornice che non conoscevo questo luogo e grazie ad Armando appunto che mi ha invitato, che ci siamo conosciuti a Venezia l'anno scorso. Sono qui e sono molto molto contento di essere qui, infatti vi ringrazio. E il film è tratto da un libro che ha avuto molto successo, si chiama Mio fratello rincorre i dinosauri e parla del rapporto tra due fratelli, uno maggiore e uno minore, quando quello minore ha la sindrome di Down. Abbiamo fatto questa trasposizione dal libro al film, anche grazie a tantissimi artisti che hanno collaborato a questo bellissimo film. Per me questo è motivo di grande orgoglio, è stato un film anche fortunato. Un cast importante, lo vogliamo ricordare. Un cast importante con Alessandro Gassman e Isabella Aragonese, ma è ancora più importante proprio perché nel cast ci sono bambini con la sindrome di Down, Antonio Uras, Lorenzo Sisto, che hanno fatto un'interpretazione incredibile dimostrando di avere delle capacità incredibili. E anche altri, molti altri ragazzi e bambini tra gli 8 e i 18 anni che, diciamo così, sono il cuore di questo film. Grazie. Armando Lo Staglio, anche lui lo chiamo qui insieme a noi. Grazie Facciamogli un Armando. applauso. Cineclub De Sica. Prego. Stefano, io ho avuto piacere di incontrare Stefano col suo film a Venezia lo scorso anno con un bambino portatore di un handicap, ma di una brillantezza che ha commosso tutti. È stato premiato con il premio Un sorriso diverso. Ero in giuria e non avevamo dubbi a premiare il tuo film. L'abbiamo anche portato nelle scuole di Venosa con 400 liceali. E in collegamento diretto per telefono ha avuto modo di rispondere alle tante domande dei ragazzi. E quindi non potevamo insieme aprire queste serate di cinema, biosfera e cinema, con un film così leggero, delicato e che si aprisse appunto ai bambini in una maniera non rumorosa o didattica, con la leggerezza del caso, perché il film è tratto da un libro straordinario, letto da tanti, e che sicuramente piacerà, sono certo che piacerà perché sta girando, fra pochi giorni sarà anche in Puglia a presentarlo insieme allo scrittore. E quindi per il pubblico del Vulture, per questo battesimo necessario per questo luogo, che potesse tornare chi ha la mia età, chi ha qualche anno in meno, ricorderà questa arena piena di persone per nomi brillantissimi degli anni 60-70, uno a caso, un certo Gino Bramieri, o i ricchi e poveri vincitori di Sanremo, oppure Lidia Alfonzi che portava Teatro Greco. Quindi questo luogo è stato un luogo magico e ha colpito tantissimo per queste opere teatrali che ha portato. Quindi il cinema e il teatro, con l'ultima serata con Mattia e con Donato, che sono qui, che viene da Donato di Altamura e Mattia da Rionero,
belle esperienze, quindi leghiamo cinema e teatro perché questo luogo possa ritornare ad essere almeno un po' quello che era un tempo. Quindi grazie a Stefano di aver accettato il nostro invito, girerà un po' il Vulture sperando che ci siano luoghi che possano colpire per imminenti location. Che siano di ispirazione, sicuramente la Basilicata è sempre una bella fonte di ispirazione. Non so se qui abbiamo anche Gabriele Di Stasio di Basilicata Cinema, che inviterei a salire per la premiazione. Facciamogli un applauso. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, salve. Salve. Buonasera, grazie per l'invito. Buonasera, io mi autopresento, nel senso sono Gabriele Di Stasio, sono il presidente dell'Associazione Culturale Basilicata Cinema, che insieme ad Armando e per volontà del Ministero dei Beni Culturali nel 2008 abbiamo fondato. In pratica il Ministero dei Beni Culturali ci ha detto una cosa importante, ha detto: in Basilicata siete una regione grande, però siete pochi operatori insomma di cinema di livello qualificato, perché non mettervi tutti insieme? Ecco, abbiamo dato vita dunque a Basilicata Cinema, io, Armando, che rappresenta la mostra cinetica, un po' le Vulture Melfese, poi abbiamo Altro Cinema Possibile di Potenza, abbiamo il Matera Sport Film Festival a Matera, abbiamo Oasi Cinema sempre fra Potenza e Pignola, abbiamo il Bella Basilicata Film Festival di Bella, insomma gli operatori di cinema di qualità si sono uniti per fare il primo, all'epoca il primo network di festival di qualità d'Italia. Per questo abbiamo questo piccolo primato anche in Basilicata e stasera siamo qua per premiare Stefano Cipani. Io ti consegno questo premio, Stefano. E ti posso leggere la motivazione? Certo, come no, assolutamente. La motivazione è stata fatta dai direttori artistici aderenti a Basilicata Cinema, io, Armando, Vito Leone, Giuseppe Vendegna di Potenza e Altro Cinema Possibile, e poi anche Michele Di Gioia del Matera Sport Film Festival. Allora, noi ovviamente ce la siamo discussa molto, devo dire, Stefano, la motivazione, quindi ce la siamo poi passata su WhatsApp, ripassata, e questo è il bello della tecnologia. Ed eccoci qua. Gli aderenti al network lucano del cinema di qualità Basilicata Cinema intendono premiare Stefano Cipani per Mio fratello rincorre i dinosauri. Una brillante sceneggiatura rende scorrevole e leggera la liaison tematica importante che lega il film attraverso le bellissime interpretazioni di giovanissimi attori, sapientemente diretti da Stefano Cipani. Il significato dell'opera appare così in tutto il suo valore che, palesato anche dalle indiscusse capacità di Gassman, Ragonese e De Palma, colpisce lo spettatore fino alla fine, nel profondo del proprio animo. In questo modo, e grazie a registi come Cipani, il cinema italiano continua a regalare emozioni. Complimenti. Grazie mille, Stefano. Io direi che è talmente tutto perfetto così che non aggiungerei una parola e gusterei direttamente il film. Bellissimo. Grazie. Sì, 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 certo. Solo grazie. Grazie a te.